Nell'unità, la libertà, la forza guerra a quel tempo era terminata da pochi anni, le ferite, le gravi ferite inferte dal conflitto a Casola erano ancora ben evidenti, distruzione ovunque, case segnate dal passaggio del fronte, ovviamente non sopite o superate le lacerazioni sociali che si erano innestate nel ventennio e soprattutto nel periodo resistenziale, nel periodo nei 6 mesi della linea gotica che era ferma a ridosso dei Gessi. Le divisioni politiche e l'odio erano ancora forti e molto presenti, pur con tutti gli sforzi che da entrambe le parti si compivano. Quindi le feste o i festival dell'unità erano negli anni 50 manifestazioni politiche a tutto tondo, pubbliche iniziative che da un lato potevano allargare il consenso, dall'altro coinvolgevano direttamente iscritti, coinvolgevano direttamente simpatizzanti, elettori, gente comune, giovani, donne. Festival quindi grande volano capace di smuovere le persone e le coscienze, una macchina sì festaiola ma che permetteva di presentare all'esterno le posizioni del Partito Comunista Italiano e della sinistra, insomma benzina per rimettere in moto, per rilanciare e accrescere l'interesse e l'importanza della politica. La prima festa fu fatta a Fresineto, che andammo su con un gipone, io e Avreglio, che Avreglio fece il primo comizio, lo fece allo suo Fresineto, che dopo di lì poi sono partite tutte le altre feste. Il primo ricordo della festa dell'unità l'ho a Fresineto, è passato un mio parente che suonava la fisarmonica e mi ha detto se l'accompagnavo andavo su con lui in bicicletta. Siamo andati a Fresineto, ma mi sono trovato in una cosa nuova, perché per me la festa dell'unità era una cosa che non sapevo neanche cosa fosse. Avevano preparato una bella polenta, il ragù, dicevano che lo facevano il ragù come una volta di coniglio, e poi avevano del vino nero e panini imbottiti. E lui ha cominciato con la musica, hanno cominciato a ballare nell'aia, un mucchio di gente con queste bandiere rosse e io il primo ricordo della festa dell'unità che ho io. Portavo in giro Avreglio col motore, sai che a Frassinete gliel'ho portato 3 volte, ma la strada non esisteva, ma io col mio motorino, un DKU 125, gliela facevo, c'erano gli scalini andare a Frassinete. E io la sera lo portavo lassù, mi ricordo sempre, lo portavo lì da uno che dopo poi è venuto a abitare a Casola. E quando c'era un comizio del partito della Democrazia Cristiana là sopra al Credito Romagnolo dove hanno sventato, lui si metteva sempre un cappello a rovescio che era rosso e loro non lasciava parlare quello della Democrazia Cristiana. E allora era battezzato quello del cappellino rosso, perché loro di lassù venivano giù con la bandiera in fila, quando c'erano delle feste. Fresineto era il posto dove era, io penso che fosse la zona che
era più comunista del paese, perché venivano, quando c'erano delle sfilate da fare, venivano giù in corteo con le bandiere rosse loro, si organizzavano, partivano, l'organizzazione partiva di lassù. Nell'area dietro al municipio si lavorava per allestire la festa dell'unità. Il municipio veniva ricostruito nella realtà attuale, dove adesso l'unità amministrativa era ancora nell'ex casa del fascio, comune vecchio. Gli stand erano poca cosa, misere tettoie e strutture con legname, gran parte recuperato e gran parte ceduto in prestito dalla cooperativa Muratori. La struttura fissa di cucina era l'attuale edificio di Turrini. Le cucine occupavano al piano rialzato i locali che attualmente Turrini utilizza per l'ufficio e per la mostra. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per te. La zona d'accesso della festa ha sempre avuto una grande importanza, ma non solo a caso, anche nelle altre realtà, per le ragioni che citavi in premessa. Quindi una porta e l'ingresso doveva essere un qualcosa di importante, di un qualcosa di attrattivo, di colorato, grande immagine del segretario, allora Palmiro Togliatti, tante bandiere rosse. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore. C'era tutta gente, volontariato solito come si fa, durava anche così, due settimane, 8-10 giorni, e lì veniva su da Ravenna sempre qualcuno a fare un comizio, a parlare, hai capito un po' le novità che c'erano in provincia, in campo nazionale, venivano su. Gli ho sempre dato una mano quando mi è stato possibile, ho cercato di... perché mi sembrava una cosa da tenerci un po' tutti uniti, tutti assieme, e di ricordare un po' anche come si doveva vivere, perché nella festa dell'unità si viveva in un modo abbastanza unito, si faceva sapere le cose, si imparava anche di vivere un po' nell'ambiente assieme agli altri. Ma è seguire la dinamica della storia, mettersi sempre in discussione. La festa io la sentivo veramente, nel senso che era come quando arrivavano le giostre a mezza quaresima, no? Che cazzo che bella, arrivano le giostre finalmente, invece non vedevo l'ora che arrivasse la festa, perché comunque la festa dava la possibilità ai giovani di esprimersi nel dolce bar, per dire chi suonava, io allora suonavo, e c'era un momento culturale notevole, cioè era comunque un bel momento, io l'aspettavo la festa, perché mi prendeva, cioè era una cosa che mi piaceva moltissimo, che mi piace ancora. E anche se oggi potrà sembrare un sogno, da domani può essere la realtà, da domani deve essere la realtà. Un bel momento di aggregazione, vabbè, per un partito, diciamo, al di là che serve anche proprio per cercare di recuperare qualche risorsa per fare la propria attività, diciamo, politica, e credo che sia il miglior modo per tipo autofinanziarsi e roba del genere. E però è anche un bel modo per diciamo confrontarsi, per cercare di avvicinare persone, dove all'interno delle feste, diciamo, c'erano mostre, si facevano dibattiti, si proiettavano alcune cose, e dunque diciamo che il vantaggio, l'opportunità era proprio per cercare non solo di avvicinare, dare un momento, diciamo, ai propri iscritti, simpatizzanti, ma cercare anche di avvicinare altre persone. Cerca di essere il meglio che ti riesci,
per poi darti agli altri. Io iniziai a lavorare alla Festa dell'Unità perché sostanzialmente c'erano i miei genitori, mi ricordo a fine degli anni Ottanta. Le feste dell'Unità si facevano, quindi erano ancora il partito, ancora nel Partito Comunista, il PC, e almeno quelle che partecipavo io si facevano nella parte esterna della palestra. E io mi ricordo che i primi anni ero io e Giacomo Ferretti che facevamo gli sparecchiatori. Avevamo due costruzioni pesantissime, erano proprio due carrelloni enormi, uno di colore bianco e uno di colore rosso, e praticamente scorrevamo al bordo dello stand, perché anche erano molto ingombranti che non si riusciva proprio a passare dentro, e quindi scorrevamo dentro al lato dello stand e andavamo nei tavoli a prendere piatti piuttosto che bicchieri, e quando era insomma a mettere l'immondizia dentro i sacchetti, quando erano abbastanza pieni portavamo questi due carrelloni in cucina e smistevamo la roba. Le cose che sono venute più interessanti è stato il periodo degli anni Ottanta, quando ci fu l'evoluzione del Dolce Bar, alcune serate speciali con Dario Fo, che venivano quelli che erano in piazza a caso una favola. Spettacolo, secondo me ce n'erano di più. Mi ricordo anche la tombola, la famosa tombola del milione, una roba del genere, che si ballava anche di fronte alla posta, che c'era proprio la balera lì, cos'è che c'era? Era chiuso, si ballava con l'orchestra, e lì era il povero Mengo che faceva. La forza del festival era il mangiare. Poi si era sempre trasformata di più in una festa del paese, cioè non è che alla Festa dell'Unità, soprattutto in quegli anni lì, dagli anni 80 in poi, ci venissero solo i compagni, venivano tutti, anche perché stimolati da una serie di iniziative che si facevano, di spettacoli e così via. È sempre stato un appuntamento abbastanza importante per il partito, perché al di là del fatto economico era un fatto di esserci, di presenza. Poi l'aspetto politico all'interno della festa è sempre un po' scemato, sempre perché le iniziative, cioè la gente aveva bisogno di ballare, di mangiare, di stare insieme a fare delle chiacchiere. Io ho organizzato le feste dal 2008, la prima festa l'ho organizzata nel 2008, che è stato quell'anno che era ancora, non nel 2009, che non ero ancora segretario, era segretario ancora Nicola, che aveva appena dato le dimissioni perché appena eletto sindaco, quindi facevo una sorta di reggente dal di lì poi a settembre quando sono stato eletto. E era quasi tutto organizzata, mentre dal 2010 ho dovuto organizzarla io, provare a metterci qualche idea, e devo dire che è un bel impegno, è una bella, sono belle esperienze, ma richiede molto impegno. Io mi ricordo che si iniziava ad aprile e dovevi indicare il periodo, perché ci vuole un minimo di coordinamento con quelle che sono le altre feste del Ravennate, ordinare il materiale, perché il materiale deve essere ordinato in anticipo, e poi iniziarlo a organizzare. I mesi più duri dell'organizzazione erano senza dubbio giugno e luglio, perché insomma gli aspetti sono molti, e poi ci sono i 9-10 giorni di festa, e anche lì richiede molto impegno, ma ormai una volta che parte, dopo la festa va da sola, come si dice, dopo i volontari sanno quel che devono fare, l'importante è fargli trovare un po' tutto pronto. E la parte anche che richiede molto impegno è il bilancio, quindi possiamo dire che secondo me organizzare una festa come quella di Casola, che comunque insomma ci sono più di 3.000 coperti, 3.200, 3.300, poi sono stati un po' incrementati negli anni e questo mi fa piacere, genera in sostanza un volume d'affari di circa 50.000 euro,
55, secondo insomma degli anni, e si finisce, quindi si inizia a giugno a organizzarle, si finisce a settembre facendo la contabilità, per poi presentare a ottobre quello che è il insomma il resoconto della festa. Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Negli anni sono cambiate tante cose, ma sono cambiati anche gli occhi in cui le vedi, no? Nel senso che la festa per me, cioè da come me la ricordo, dai tavoloni allo sparecchiare con un carrello unico, adesso che siamo ai tavoli separati, ai piatti di ceramica, insomma l'evoluzione è notevole. Penso che anche il riscontro che la festa abbia a livello di presente, no? Anche in questi anni di crisi, sia un po' il risultato, il fatto che valorizza la festa di per sé. Quindi è cambiata tantissimo. È chiaro che io mi ricordo, ho dei ricordi bellissimi di quello che era la festa quando la vedevo, magari anche sai che ci sei dentro con gli occhi di un bambino, no? Mi ricordo la pesca, per me è una cosa di cui io sento la mancanza. Mi ricordo la pesca quando vedevi la bicicletta al televisore, là, no? Che aspettavi l'ultima sera, che dopo il sorteggio c'erano i fuochi d'artificio. Questi nei ricordi della mia testa, no? Nei ricordi che hai, chiaramente erano visti con gli occhi di una bambina di 8-10 anni, no? Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove, te la squassa. Per come me la ricordo, per come un po' l'ho vissuta, era sicuramente una festa più, passando il termine, politica, quindi incentrata molto di più su quello che era il messaggio del partito. Col passare del tempo e soprattutto con quelle ultime vissute anche più di persona, è diventata ancor più una festa di paese, una festa un pochino più trasversale, che ha voluto incentrare assolutamente la sua azione verso il partito che lo organizza come un partito, però assolutamente un partito di paese e vicino a tutti. Non lo so, vedo che a casola o nel piccolo probabilmente funziona così, o probabilmente funziona in tutte le feste dell'unità. C'è stata una trasformazione che è un po' ha tolto un po' di politica nel senso pesante del termine e ne ha fatto una festa di paese. Ci fu un battibecco con qualcuno per spostare la festa nel piazzale della palestra. Ti ricordi che anche lì non volevano darci, contrasti ci sono sempre comunque stati. Poi il salto di qualità vero e proprio è andare nel campo sportivo, che fu, è stato il massimo. Anche i posti sono cambiati, ho fatto la festa in palestra, nel parcheggio su Rio Casola, in piscina, al campo sportivo, poi adesso al parco Pertini, quindi tante feste. Davanti al comune una festa che era la mamma di Avrelio, la cuoca migliore lì, proprio da allora delle macchine ce n'erano poche e la gente arrivava dalla piazza davanti al comune di qua, dalla strada, arrivava fino là sotto la domenica sera, c'era la gente così. E allora mi ricordo che fece i tortellini proprio nel brodo di carne, non nel brodo di... era la fin de mondo. E poi noi che andavamo a portare, non c'era la cassa, i soldi riscuotevamo noi. Ma è marcor che allora avevo anche 500 lire o 1000 lire in tasca. Qualche sera la fa perché me i soldi strufagnivo e poi mi metteva la bisciacca. Poi dopo andavo lì, allora mi tevano anche i miei. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre... Era del 50 e noi ragazzine, che c'era anche tua zia, io e Anna, allora eri il PC, andavamo a raccogliere, come si può dire,
dei soldini, insomma, avevamo una scatola da scarpe di cartone con la fessura sopra, poi passavamo in mezzo alle persone e poi chi ci faceva l'offerta noi mettevamo la coccardina, che mi pare che fossero nastrini bianchi, rossi e verdi. E se no che arrivano dei carabinieri, ci chiedono il nome e cognome e quanti anni avevamo e ci mandarono in caserma. Adesso non mi ricordo più perché è passato tanto tempo cosa ci facesse firmare qualcosa. Niente, poi questo passa, io vado a casa, bella tranquilla, continuiamo il nostro giro. Se no che adesso, nel 67, 66, 67, io avevo bisogno del certificato penale. Arriva il certificato da Ravenna, sono segnalata. C'è una... Io mi sono allarmata, dico, ma cos'è sto lavoro? Ma anche tornando indietro col pensiero, dico, ma io penso di aver fatto mai niente, di fatto male. Aspettavo mio marito, quando arriva mio marito a casa, chiedo, perché c'è per questola, si dice così questa. Arriva mio marito, dico, mi è arrivata sta cosa qui, non è mica pulita la mia fedina. Allora... ci guardò e disse, qui risulta che te sia andata la carità. Mia mamma, poveretta, la carità, siamo poveri, ma la carità non ci siamo mai andati. Allora sono andato col pensiero indietro, abbiamo guardato un po' le cose e è saltata fuori questa cosa qui. Quando andammo in caserma rimanemmo segnate, che sarà segnata anche tua zia, e niente, e lì è rimasta. Telefonammo a Ravenna e mi dissero se volevo cancellare, dovevamo spendere una piccola cifra, qualcosa, che io mi sono rifiutata. Ho detto assolutamente no, perché ci sono andata, avevo piacere di andarci, se fossi giovane ci tornerei ancora, basta, finito lì. Io sono qui, sono venuto a suonare. Una curiosità, e credo forse sia... Non l'ho visto da nessun'altra parte, credo che fosse un fatto locale, qualcuno che pensò a questo, la pesca o il lancio per poter ottenere con poca roba un pacchetto di sigarette. Adesso si fa la pubblicità giusta per la salubrità delle persone, bisogna smettere di fumare, allora invece c'era la tendenza ad incrementare questo vizio. Quindi era stata ideata per far vincere con poco un pacchetto di sigarette, un tavolino quadrato con una tovaglietta, circondato sui tre lati da uno steccato distante un paio di metri o poco di più. Quando si cominciava sul tavolino venivano sistemati 15-20 pacchetti ed iniziava il lancio di monetine da 10 lire. Se la monetina, come dici tu Giorgio, e te lo ricordi anche te, si fermava sul pacchetto, quello veniva consegnato al giocatore. Sembrava facile, perché era anche abbastanza vicino, ma non era affatto così. Le prime elezioni che hanno fatto, ho votato socialista, venivo dall'Azione Cattolica, gli scrutatori della Democrazia Cristiana mi facevano una boccaccia, un sorriso, pensare che io gli votavo contro. Ho votato tre volte, la mia scheda, la scheda di mio zio che era cieco e quella di mio nonno che era anziana. Allora gli facevano con più facilità i certificati. So che chiesi a mio nonno dove volevo che votassi. Lei mi disse di votare dove volevo perché non avessi votato per i preti. E andava a messa tutte le mattine e si faceva dire il rosario tutte le sere. Però per i preti non volevo che votassi. Perché poi quando ero giovane lei i preti comandavano loro. Dopo un paio di anni così, decisi che la pesca doveva fare il botto. Doveva fare un salto di qualità,
qualcosa di eclatante, qualcosa di più grosso da mettere nella pesca era necessario. In quel periodo il ciclomotore di tendenza in uso a tutti, ragazze comprese, era il Ciao della Piaggio. A Faenza il concessionario era Montevecchi, vendeva Piaggio, vendeva Vespe, vendeva il Ciao e vendeva auto francesi, la Simca. Andai da Montevecchi, Hermes, il giovane, gli spiegai dell'intenzione e decise che, forza di insistere anche con l'intercessione di Fabri Dino, decise che ce l'avrebbe dato allo stesso prezzo che la Piaggio di Pontedera faceva lui. Il rapporto con Omero Ricciardelli, che vendeva il Ciao a Casola, l'avrebbe gestito lui personalmente. Io lo rassicurai che problemi con Omero poi non ce ne sarebbero stati, perché era un Ciao. E andò così, un Ciao fiammante con variatore per la salita, in cima alla gradinata della pesca, e in quel caso fu veramente un successone. Sincera come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera, amore caro, amore bello, non ti voglio più. C'era sempre Mengo che diceva, che parlava di continuo, tuo babbo che alla sera veniva, Paolo Cavina anche sempre nel Kral, Ricciardelli Armo, ma erano tanti, tutti quanti, tutte persone che erano lì. E tutte quante le volte Pompeo che passava, si fermava, Cavallari, cioè tutta quanta gente che girava attorno al tuo partito, girava attorno a te, e cioè, non era obbligatorio venire qua. Qua si veniva soltanto per decidere per le feste dell'unità, anche per altre cose, per dire, però si stava lì fuori, si stava bene, si parlava di politica, si parlava ancora di politica allora. Poi parlavamo di Formula 1 col povero Mengo, che tutte quante le volte lui litigavamo. C'era il povero Pa che parlavano di biciclette. Io ricordo Mengo una volta con Papa, litigavano di continuo, se non erano assieme non stavano bene. Parlavano, loro due parlavano solo di biciclette. Quando venne a abitare a Casola, il primo anno che ero qua, la festa si faceva ancora lì dalla Pesa, dove era la Pesa, l'ex Pesa. E allora ho questo ricordo che io, mentre guardavo le foto, c'era una mostra di foto che là di Malanca. A quel punto io vedo i miei parenti in queste foto. Allora io parlavo da sola, ma questa la conosco, ma questa la conosco. Alla fine, insomma, erano, i miei parenti erano sfollati là ed erano insieme a delle persone di Casola, e quindi io ho recuperato delle foto della mia famiglia, i nonni, le cugine, eccetera. E già quello mi emozionò molto, sta cosa qui. E ricordo quando ero segretario io, forse la discussione, una delle discussioni più accese, o comunque la discussione più strana e stravagante vista ad oggi, è stata la decisione di non fare più il brodo per i cappelletti, ed è stata una di quelle cose che forse ha portato via 2 mesi di tempo di direttivi per decidere se andava fatta o meno. E io ero del partito del no brodo, della mozione del no brodo, e l'ho vinta, ma insomma è stata una cosa sudata, che forse qualche iscritto l'abbiamo lasciato anche per quello. Quando avevo finito, la tappa era quella, prendevo sul mio bambino, che tenevo buono con delle patatine finché lavoravo, e dopo stavo lì con i suoi amichetti, e poi dopo io andavo al tavolo con mia cognata, con delle altre persone, e il ricordo più bello ce l'ho quando venne Dario Fo, che mio figlio, che era un bambino che teneva botta fino all'ultimo, poi a un certo punto crollava e crollò addosso a lui, a Dario Fo. Mi sono dimenticato, quando ricordavo i festival del 53, 54, 55, quei festival poveri, li sottolineo, festival poveri,
di citare un episodio che si ripeteva tutti i pomeriggi e che mi ha segnato, fortemente segnato. A Casola, come in altre località, c'era il ricovero dei vecchi, i cronici. Il comune, e non so in quale rapporto con le opere pie, forniva i locali e il vitto a questa povera gente. Era povera gente senza alcun reddito. Arrivavamo nel 53, 54, 55, la pensione ai contadini, ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai commercianti è stata data nel 57, 1957. Prima del 57 non c'era nulla. E per bilanciare le pensioni date ai contadini poveri, diedero la pensione anche ai preti. Quindi gente senza alcun reddito, in miseria nera. La domenica mattina questi signori, 6, 7, 8 persone, facevano il giro per il paese tutte le domeniche, mal ridotti, mal vestiti, per recuperare un poco di carità. Non chiedevano, non avevano nemmeno il coraggio di chiedere, avevano però dignità. La gente capiva e a questa gente dava qualcosa. Ebbene, quando andavo a pulire e a giocare alla festa a metà pomeriggio, arrivavano insieme 6-7 di questi vecchietti, anche alcune donne anziane. Piano piano, una cadenza lenta, entravano nell'area della festa da via 24 Maggio e appena entravano, subito alcune delle compagne che citavo prima, che erano già al lavoro per predisporre la cucina per la serata, li facevano sedere, li accoglievano bene, gli preparavano la pizza e gli davano un po' di vino. Dopo tanti ringraziamenti salutavano e lentamente ripartivano come erano arrivati. Il vociare delle compagne, il saluto delle compagne era anche la raccomandazione a ritornare il pomeriggio successivo, e loro non gli sembrava vero di tornare. La segna sempre lui, tra più o meno chi aveva le condizioni e poteva fare qualcosa, perché cosa vuoi, lavoro in Levenciù, come ti dico. Benericetti, lì il fratello di Benericetti che abita giù nella Bassa, lui era un ragazzo, come avevamo fatto il reclutamento di 70 più giovani a Casola, era l'unico che eravamo, come ti dico. Poi c'era quel Menzolini che dopo andò via, andò a Lamici e poi a Imola, e Franco Cantagalli, ma Franco aveva partecipato anche alla scuola Ravenna, assieme a Menzolini, quando abbiamo fatto la prima scuola politica a Ravenna, via. La cosa che a me è sempre così colpito sono le donne delle minestre. Erano queste 20-30 donne che per un mese, forse 20 giorni, si trovavano a fare i capelletti e i tortelli, e lì era simpatico stare in mezzo a loro, perché poi oltre, quando era un parlare, un discutere, E poi la cosa che mi viene in mente così era il papà di Paride, quando era al ritiro, diciamo così, dei piatti che erano stati usati perché dovevano andare nella lavastoviglie e roba del genere. E lì gli scontri con i camerieri, perché non mettevano a posto dove dovevano mettere i piatti e cose. Lui era preciso, perché era tutto, aveva un suo ritmo di cose. Allora lì ogni tanto
ma gli scontri venivano anche fra i camerieri, lì ci sono già dato io, quello lì, là non si passa, là non cosa, vabbè, sono, diciamo così, le percorsi naturali di chi lavora e a volte anche in mezzo a tanta confusione. No? Fine degli anni 80, per quel che mi ricordo io, primi 90 rispetto ad oggi, quindi c'era più gente e quindi si poteva creare anche lavori sfruttando questa molta gente. Mi ricordo che i camerieri si turnavano, c'era un tabellone che era gestito dall'allora caposala Sbarzaglia, che di Sbarzaglia aveva sostanzialmente il ruolo di accogliere la gente mentre entrava, fare delle chiacchiere, assicurarsi che ci fosse il personale a fare i camerieri, e questo un po' nella cucina, nei fritti, nella graticola, c'era ricambio e quindi potevi in qualche modo creare anche alcune figure che oggi non ti potessi permettere perché insomma sei un po' più limitato a livello d'organico. Io mi ricordo che c'era Magigrana che andava a fare pagare le persone col suo borsellino direttamente al tavolo. Magigrana è un'altra persona. Oggi, per esempio, le persone vanno da sole a farsi il giro alla cassa, cioè non costa nulla, ma è per dire che oggi non ci si può più permettere tutte queste figure che in qualche modo agevolano ancora di più chi viene alla festa. Pistombrelle era il cantiniere insieme a mio babbo e a Silvio, con la scritta dietro: il vino, l'acqua fa male e il vino fa cantare. Me lo ricordo, ero piccolino, ero con mia mamma, perché mia mamma è sempre stata a fare, cioè da quando è venuto ad abitare, si è sposato con mio babbo, ha sempre fatto la festa dell'unità, ha sempre lavorato. Poi c'era anche Scarambò, naturalmente, c'era lui, c'era Bellini, perché abbiamo iniziato tutti con Bellini, e almeno la mia generazione. Non ho citato di proposito nomi di compagni e di compagne impegnate nei decenni in questi eventi, perché essendo tantissime, diversissime centinaia di persone, donne, uomini, giovani, avrei corso il rischio di dimenticarne qualcuno. Dico solo che c'erano intere famiglie in questa sorta di girone infernale che giornalmente, quotidianamente, già dal pomeriggio erano là, decine di donne che in anticipo preparavano le minestre, persone che in quel periodo e in quelle giornate davano veramente tutto se stesso affinché la festa avesse buon esito, cosa che succede ancora oggi. L'unico nome che mi sento di spendere e che non è più con noi, e al di là delle posizioni un po' di rottura sul piano politico, di rottura sul piano anche dei rapporti personali, sarei ingeneroso e poco obiettivo e se non lo facessi, è quello di Pietro Bellini. Le prime polente hanno cominciato a farle quando la festa si faceva dal comune vecchio, dal comune nuovo. Hanno cominciato a fare una polenta che la facevamo in casa di Edmondo, nel paiolo. In parte venivano fatte nelle sezioni, dentro la sezione, non so, i cappelletti, i tortelli, certe cose del genere, anche allora quello che si poteva fare, perché c'era anche il problema
del personale per fare queste minestre, questa roba, hai capito? Però si andava avanti così. Una domenica mattina avevo fatto venire le donne a casa mia per fare i tortellini. Allora io avevo messo su il brodo anche per me, per paura che pensassero che adoperavo la minestra del partito, io ho fatto i passatelli, perché non pensassero che approfittavo dei tortellini. A Festa dell'Unità abbiamo cominciato, si faceva due giorni, tre giorni, con la piadina, il panino e basta, c'era altro. Poi dopo si è sempre aumentato. Le prime pentole che facevamo andavamo a casa Berti e c'avevano una pentola rossa di smalto e lì si faceva il brodo per fare i cappelletti. Facevamo delle belle feste, del mangiare, perché ammassavano poi il maiale. Sempre, tutte le volte che facevano una festa dell'unità, ammassavano un maiale. E poi facevano la salsiccia, tutta la roba, si mangiava tutto. E si finiva il maiale, perché veniva tanta di quella gente, dalla bassa, era proprio così. Si ammassava il maiale, e poi si faceva la carne, si portava nel macello, poi man mano che uno non aveva bisogno andava a prenderla. Ho cotto dei quintali di carne, salsicce, galetti alla diavola, che adesso non li fate neanche più. Io mi sono sempre occupato, sempre, del ristorante, di mettere a posto i tavolini, sistemarli, fare le file dello smistamento dei camerieri e così via. E l'accesso, su un periodo sono stato... Avevo una serie di amici di Imola, erano 12 o 13, che venivano alla Festa dell'Unità per mangiare lo stinco. Cioè, me lo dicevano mesi prima, loro venivano su da Imola per mangiare lo stinco. Le feste di quegli anni, per ragioni legate al lavoro e non alle ferie, come sta succedendo adesso, venivano programmate verso la fine dell'estate, estate avanzata, fine agosto. La carne di maiale, la salsiccia, eccetera, non si trovava allora dal macellaio, non esisteva. Questi iniziavano a macellare i maiali a novembre-dicembre per problemi legati alla stagionatura delle carni o al mantenimento della carne. Quindi se volevi assaggiare una buona e saporita e fresca salsiccia dovevi andare alla festa di quei birichini dei comunisti. Solo lì si poteva mangiare la salsiccia di quel tempo, in quel tempo, in quella stagione. I quali comunisti alcuni giorni prima dell'inizio del festival avevano ucciso e lavorato un maiale grasso e fatta tutta salsiccia normale e un po' anche matta, la pancetta, le cotiche e la costola si utilizzava in cucina, i ciccioli e la coppa di testa da finire durante la festa, sennò veniva venduta nel pezzo alle persone che lavoravano alla festa o alle persone che partecipavano al festival. E poi lo strutto per cuocere e friggere patate e pizza. Il contadino sapeva in anticipo che aveva venduto il porco e l'ingrassava per una macellazione anticipata. In quella casa si procedeva alla lavorazione, diversi compagni impegnati, parecchi compagni impegnati, mi ricordo perché poi ha continuato a farla anche dopo, il Norcino era un certo Ronconi, un operaio agricolo di bassa statura,
che d'inverno faceva proprio questo di mestiere. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato, che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per più affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. 15-20 kg di ragù si faceva. Era una stufa che era nel comune una volta. Era grande. Poi pian piano siamo passati dove siamo arrivati fino adesso. È stata dura però. Io mi ricordo che i cappelletti le facevano le donne, le hanno fatte anche qui in sezione le donne. Poi dopo andarono da Rivolo Giordano e si cominciò allora a fare tortelli, cappelletti, no, la prima volta solo cappelletti mi sembra. E dopo tagliatelle e poi pian piano sono sempre andate avanti, sempre migliorando. Poi una sera Omar mi disse: ma guarda, allunga un po' a quel tavolo queste due birre. Ecco, di lì è cominciata la mia avventura alla Festa dell'Unità, perché ho iniziato a dare una mano al bar. Dopo che si era lavorato e anche avevamo bevuto abbastanza, molto anzi, ci diceva: perché non ci facciamo un piatto di pasta? E io ho detto: ma perché no? Io avevo fatto la scuola alberghiera, quindi ho detto: ma ci vado io a fare un piatto di pasta. E sono entrato in cucina, sono andato giù di sotto e abbiamo iniziato a fare la pasta per il personale del dolce bar. E mi ricordo che allora, per dire, nella cucina non si usava ancora far saltare le minestre, e io sembravo un po' un marziano, perché ero arrivato, cioè facevo saltare le minestre, poi magari facevo i filetti, davo fuoco alla canna, tutta la gente mi guardava: ma chi è questo? Ma semplicemente avevo fatto la scuola, avevo già lavorato, avevo fatto una stagione, quindi. E di lì hanno detto: ma perché non vieni in cucina? E è iniziato la mia avventura come cuoco. Noi abbiamo cominciato qua proprio dietro alla palestra, che prendevamo la graticola della Misericordia, dell'Avis, quella che aveva fatto Mariani, che aveva fatto Pivetto, una roba del genere, così, che aveva fatto loro alla Max. Era una cosa pesantissima che andavamo a prendere con un muletto a pezzi, il pezzo sotto, il pezzo sopra, era una cosa pesantissima. Però abbiamo cominciato con quella. Prima c'erano i braccieri come poi siamo ritornati noi adesso. Negli anni 90 è venuta, diciamo, io lo chiamo moda, la nouvelle cuisine, no? Quindi anche i ristoranti tipici, le trattorie del nostro territorio avevano praticamente cominciato a distribuire questa nouvelle cuisine, quindi tu andavi a mangiare in una trattoria e sì, vedevi tutte queste cose presentate, curate, questi piatti curati bene, però se volevi mangiare veramente alla romagnola dovevi aspettare la Festa dell'Unità, perché era rimasto l'unico posto dove si mangiavano ancora le tagliatelle, i tortelli, il castrato, la fiorentina, insomma. E quindi le Feste dell'Unità hanno questo merito di ricordarci, insomma, i nostri piatti tipici, perché sono importanti. Tu sei la mia simpatia, simpatia, simpatia. Casola ha sempre avuto ottimi primi, dai cappelletti ai tortelli e ai tagliolini. Diciamo che a livello di primi si è cambiato poco. Alcuni anni si faceva il pesce come in giornate tipiche, da qualche anno si era riproposta qualche primo di pesce, ma però più o meno i primi sono sempre quelli, e anche i secondi, la graticola sostanzialmente è stata sempre quella. Poi ci sono alcuni esperimenti che si fanno in un anno e che poi dopo, però, che ne so, rinunci, perché poi la gente che viene alla Festa di Casola viene per mangiare alcune specialità che sono radicate ormai negli anni. Penso ai cappelletti, ai tortelli fatti a mano, non so quante altre feste li facciano ancora, cioè devo essere sincero. Hai la chitarra di Pio Speck, che è un altro primo che adesso un po' meno, ma ci sono alcuni anni che tirava molto.
la carne alla griglia, lo stinco al forno, il fritto di pesce, che siamo fatti sta nomina anche di buon fritto di pesce, nonostante siamo il comune della provincia più lontano dal mare. E poi il menù è sempre stato più o meno quello. Tu sei la mia simpatia. Per tanti anni sono stato in cucina, poi dopo cominciai a servire a tavola, che mi piaceva di più. Mi piaceva servire a tavola, mi piaceva, mi è piaciuto con Spazzaglia. E eravamo io, Marinella, poi altre persone che andavano e venivano. Insomma, io e Marinella eravamo quelle più assidue che ci siamo stati per tanti anni a servire. E è stata una bella esperienza anche quella, un modo anche per conoscere tanta gente. Spettacoli era il ballo. Era il ballo perché allora, finita la guerra, hai capito, la gente aveva un bisogno di essere allegri, ballare, hai capito? E allora facevi come lì dalla porta, c'era una bella pista, lì mi ricordo che c'era anche il povero Probo del Coso, che era di Coso, sua moglie era una ballerina enorme, tanto per dire, tutti, e venivano lì, e noi giovani, i giovani di Casola anche, cercavi, e non c'era mica niente di Coso, ballavi lì e erano gli spettacoli che facevi, perché non c'erano i mezzi per poter pigliare, cioè venivano a caso, sono venute, partendo da Casadei, sono venute le orchestre migliori, poi facevamo anche nel Kral delle volte. C'era l'arena dove si ballava, dove si facevano le feste da ballo, dove si facevano le commedie dialettali, dove si organizzavano le grandi tombole con i premi, le cartelle messe in prevendita. Ricordo il cabinotto che si era allestito dove le cartelle della tombola le vendeva con grande capacità di persuasione Mengo Zop, come lo chiamavamo. Un'altra cosuccia, un particolare che mi sento di ascrivere alla mia iniziativa di quel tempo e di quegli anni, fu quella di portare su a Casola alcuni compagni della Dinamo, specialisti nella gestione di tombole, per fare una grande serata anche a Casola. Quindi nella pista si ballava, però dovevi anche completare e variare le iniziative che la festa proponeva. Quindi Gardella e altri compagni con il quale avevo rapporti si convinsero, entusiasti anche loro, vennero a Casola, tabellone luminoso, cartelle, fagioli, tutto il necessario lo portarono su loro. E poi nella pista attrezzata appositamente con tavoli, sedie eccetera, impostammo la tombola. Casola allora non aveva l'abitudine a questo gioco, era un gioco relegato a qualche veglia invernale tra famiglie e amiche. Fu buona la presa, discreta la resa e, tanto per cambiare, fu una positiva novità. I'm not like them, I can pretend the sun's gone, the heaven light, the day's done. La cosa che posso ricordarmi è sicuramente, penso, se uno guardi la balera, no? Per le esperienze che hai, vedi le foto e quel poco di ricordo che possa avere delle balere piene e vedi adesso uno spettacolo di musica da ballo e praticamente a volte non si monta neanche la pista perché non ci sarebbe più nessuno che balla, e questo, no, fa pensare che, cioè, di quanto è cambiato il tempo poi alla fine in soli 10-12 anni, no? di quanto siamo cambiati e di che cosa rappresentava la festa per il paese, perché comunque anche
insomma, col senno di poi, per quello che vedi adesso, rappresentava un evento per uscire, per andare a fare quelle cose che facevi una volta nell'anno, no? Ci sono stati, insomma, vari momenti, anche quando Casola riusciva, quando era un po' più la Seattle della Romagna e riusciva ad esprimere anche i gruppi musicali nostri, e quindi c'è stata anche la possibilità di dare il palcoscenico per quello. Per molti anni ci si è concentrati quasi esclusivamente sul folk, sul ballo, però vedo che ultimamente occorre probabilmente cambiare di nuovo, anche perché il pubblico è cambiato, insomma si balla meno, c'è meno gente che balla, c'è stata un'evoluzione strana. Sicuramente la cosa che ha cambiato di più nella festa è stato quello, cioè l'impostazione anni 80-90 del piano bar, che aveva caratterizzato tantissimo la festa, tanto da farne forse un punto forse unico nelle feste qui della zona, a dover fare poi spettacoli sul palco più o meno simili a quelli che si fanno dappertutto. L'altra esperienza che facemmo bella fu quando facciamo il festival della FIGC, fu molto bella, quando fu fatto anche sì, Rosso Rock, che vennero tutti i gruppi a suonare. C'era l'organizzatore, fu Fabio Farina, che c'era fu un momento dei gruppi casolani, quando c'erano i gruppi a caso che suonavano, cioè le varie epoche sono passate un po' tutte dalla festa dell'unità, le epoche musicali. Una cosa particolare che abbiamo fatto durante la festa, o comunque a corollario della festa, è stato le esperienze delle feste giovanili. Ci sono stati 2 o 3 anni, credo, che abbiamo fatto un festino che si chiamava Baracca, e un po' prima, un po' dopo la festa, forse un po' prima, un po' dopo, mi sembra di ricordare. Quindi finita la festa facevamo questi 3 giorni di feste per i giovani, per i ragazzi. Insomma, più che baracca era un casino vero e proprio, però l'esperienza me la ricordo veramente con tanto piacere, perché poi è stato un momento in cui i giovani di Casola hanno partecipato in modo spensierato alla festa dell'unità, quando invece di solito c'era più gente adulta. E è stata un'operazione nata così dalla segreteria di allora per cercare appunto di avvicinare i giovani, perché poi la questione giovanile, che io mi ricordo qui in questa sede, c'è da 30 anni, c'è da sempre, c'è sempre il problema dei giovani, e allora si era provato a fare questa scelta. Per me fu una bellissima esperienza, un modo probabilmente anche da riscoprire, da fare nuovamente in altre forme adatte al 2015, però c'è sicuramente bisogno di far uscire nuovamente i giovani, di aumentare assolutamente di più la socialità, e c'è questo bisogno, perché comunque il social non è necessariamente sociale. Baracca praticamente fu un appendice della festa dell'unità, diciamo così, che ci venne concesso a cose fatte, nel senso a strutture montate, a spesa fatta da parte del partito, concesse alla sinistra giovanile di utilizzare questi 2 giorni le strutture per fare la festa della sinistra giovanile. E la festa si chiama Baracca. Nella sostanza, quindi, veniva utilizzato al 90% il bar e il 10% la cucina, perché si facevano solo piadine e poco altro. Ovviamente in cucina ci vennero aiutare i volontari, che poi sarebbero stati anche quelli della festa dell'unità, e si fecero questi 2 giorni di festa, dove la sinistra giovanile prendemmo, mi ricordo, dei complessi anche un gruppo di Imola, che gli Energy, una cosa così, adesso non mi ricordo il nome, che erano
e quindi spendemmo anche, facemmo un investimento notevole negli spettacoli, ma furono due giorni bellissimi, perché a parte che riuscimmo a catalizzare il pubblico che a noi interessava, quindi quelli della nostra età e quelli più giovani di noi, e fu molto partecipata, anche più partecipata di quanto insomma fossero le nostre aspettative, ma io non so se noi ci divertimmo tantissimo. L'esperienza che abbiamo fatto con la sinistra giovanile Baracca negli anni 99-2000 secondo me è stata molto bella, ma uno perché ci permise di farci conoscere a livello provinciale come comunque una comunità della sinistra casolana che quando vuole riesce a fare le cose fatte bene, anche se siamo magari meno rispetto ad altre città, ma siamo più coesi, organizzati, questo è un vantaggio. Ricordo che vennero l'allora segretaria provinciale dei DS, Corinna Arnuzzi, accompagnata anche da Giuseppe Roccafioritta, vennero a trovarci alla festa della sinistra giovanile di Casola e rimasero stupiti e dissero: cavolo, noi a Ravenna non riusciamo a mettere in piedi neanche un concerto, voi qua avete creato due sere comunque belle e divertenti. Questo dimostra che secondo me a Casola, se si crea attenzione verso i giovani, nonostante siamo piccoli, ma abbiamo la forza per creare coesione dietro un progetto. E Baracca ne fu l'esempio, fu una bella esperienza, mi ricordo, fu un'esperienza fatta da giovani per i giovani e che creò un bel clima attorno a tutte quelle persone che poi per tutto il decennio successivo e ancora ora si occupano tuttora di politica. Beh, l'aneddoto di Baracca è uno solo penso che resti, che Toro, Simone Visani, si era divertito talmente tanto che praticamente si addormentò per terra sotto il tendone del bar e fece mattina lì e si addormentò in una posa strana, pancia in giù con le mani così. Praticamente noi organizzatori di Baracca, che stavamo lavorando mentre lui insomma comodamente dormiva, con una bomboletta spray gli facemmo praticamente la sagoma e da quel giorno diventò un po' il logo di Baracca, nel senso che c'era questa sagoma che pareva quella un po' dei RIS, no? Quando si arriva sull'omicidio a corpo caldo, la sagoma di Toro, dopo ripetemmo le sagome e quindi diciamo che il logo di Baracca è la sagoma di Toro che si era piacevolmente addormentato sul prato, insomma. Dolce Bar è partito quando è stata spostata la festa da dietro il comune a fianco alla palestra. Montammo tutto quanto, tutta la palestra e tutto gli stand. Quindi c'era un po' di casino, ci fu un po' di attriti perché c'era una parte del partito che non voleva spostarsi e una parte che voleva spostare. Ci furono dei pippi, non vennero neanche a lavorare, eravamo pochi, sinceramente parlando. E mi ricordo che c'era il povero Mengo, molto entusiasta, che passava avanti, io dicevo: vuoi una festa provinziale? Dice proprio queste parole. E niente, c'era mio babbo, c'era il povero Silvio Scarambò, e Sbarzaglia, Cavina, mio fratello Giorgio. E Silvio, niente, mi venne un po' l'idea di fare i dolci e chiesi alle signore. Le signore se potevano fare i dolci, loro furono contentissime e niente. E dopo la struttura la montai, mi ricordo, l'ultimo giorno, prima dell'inizio della festa. Il povero Silvio mi disse: va a vedere dietro nel magazzino del comune che ci sono le centine del ponte della Cestina. E niente, feci sto tunnel con le centine del ponte, un nylon, le arelle dell'arelle sotto, della canarella e un nylon sopra. E frigo, come posso dirti, il banco frigo davanti, tutti i dolci lì e insieme a Luisa Alpi facemmo il dolce bar. Era la festa che si svolgeva dietro la palestra e c'era il dolce bar. Appunto, io andavo qualche sera a trovare il mio amico Omar, che aveva disegnato questo dolce bar che sembrava una mostra di Andy Warhol allora, cioè in modo veramente stupendo, e c'era anche Fabio Farina
che allora faceva i cocktail e quindi mi sembrava un insieme di essere in un contesto. E al piano bar c'era Bonetti, che allora io lo chiamavo Tom Waits, no? Perché poi Farina mi ricordava John Lurie, e alla fine mancava Benigni, poi sembrava di essere in Don't Buy Love. C'era anche mio fratello Omar, naturalmente, che insieme a Fabio Farina quell'anno iniziamo a fare i cocktail, e Gude c'era anche, sì, e iniziamo a fare i cocktail con Bonetti, che era l'appuntamento fisso sempre, fino a quando è durato Arbore a fare dei programmi, lui si è andato avanti sempre. La prima volta che ha debuttato Pascutti col Dolce Bar, Carla, chi c'era? Carla, Luisa, Pascutti, elegantissimo, poi venne, era bella lì. Poi una cosa bellissima fu quando venne a casa una favola Dario Fo, e che venne nel dolce bar anche lui a cantare insieme a Bonetti e a Biagio. E poi tutte le volte che c'era uno spettacolo, vari artisti passavano di lì. Sono caduto dalla nave, sono caduto mentre a bordo c'era il ballo. Una delle cose, dei ricordi o di quelle esperienze a cui sono più affezionato è sicuramente il bar, il Dolce Bar, un locale in cui ho lavorato in adolescenza e che ho conosciuto lì tante persone con cui sono assolutamente ancora in contatto e che mi ha fatto piacere conoscere, quindi il fatto di avere iniziato a rapportarmi con la gente dietro un bancone e iniziare a lavorare in quel modo, insomma, anche solo per una settimana all'anno, è stata una bellissima esperienza. E allora venivano a fare lo spettacolo di Casola una favola e poi venivano a mangiare lassù. Altri sono venuti, che ho conosciuto per Conzoni, altri, mi piaceva servirli, parlare con loro. Insomma, è stata una bella esperienza. Sì, e ancora adesso, anche se con un po' di mal di schiena, anche ancora con qualche difficoltà di salute perché non ho più 20 anni, però vado ancora a servire, è l'unica festa che vado ancora a servire perché mi piace. E ritmi, canzoni e donne di sogno, banane, lamponi. Il ricordo affettuoso di Bonetti ce l'ho perché ci sono nato con Bonetti, con suo figlio, con le estati che si facevano qua a Casola, al fiume, in piscina e la sera a cantare le sue canzoni. Quindi per me la festa fondamentalmente in cuor mio è col Dolce Bar e il Piano Bar. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo. Secondo me le feste sono una grande esperienza collettiva e sono un po' quello che dovrebbe essere un partito. Persone che si ritrovano, che anche senza dirsi nulla, ma si sentono parte di un progetto, di un qualcosa, che siano le bandiere che sventolano piuttosto che le idee che si vogliono proporre. Da questo il motivo, secondo me, di far parte di un partito. E si sente che in una festa che nonostante raccoglie e racchiude, insomma, attività fatte da persone di diverse età, di diversa provenienza, alcune che magari io non avevo mai conosciuto, o meglio non ho poi frequentato più se non in quei 10 giorni della festa, si è sempre creato un bel clima. Ecco, questa forse è la differenza che può differenziare una festa di partito da un altro tipo di festa. Quando si è in una festa di partito, anche se non ci si dice, si sa che si è lì per un obiettivo comune, che in qualche modo è quello di portare
all'attenzione del pubblico una propria idea, un proprio modo di essere presenti come comunità e come collettivo che altri non possono vantare. Ma dov'è? Dov'è il tuo amore? Il clima per me della Festa dell'Unità è la cosa principale, nel senso che a distanza di tanti anni, sono 10 giorni che spesso ti fanno andare anche a volte no, su testa per comunque lavori, sei alla fine tardi, però penso che il vero significato della festa sia nella sera, quando vedi volontari a tavola che mangiano insieme, cioè questo clima di sentirti a casa, che poi ritorna, quasi no, che ti fa dispiacere quando sei arrivato poi al 10° giorno, no, che prima la pensi, la vedi come una montagna enorme da scalare, poi alla fine quando sei lì dici siamo a casa. E questo è un clima che sentivo quando ero più bambina e che continuo comunque a sentire e che continuo a sentire anche adesso. Con la festa riesci a aggregare anche persone che magari non si sono mai avvicinate al partito o che si avvicinano al partito per la prima volta appunto per la festa, che magari non fanno attività politica, che vengono, partecipano, e io ho avuto questa idea che tutti quelli che sono venuti per la prima volta, anche giovani, soprattutto giovani, l'anno dopo sono ritornati perché si sono trovati bene, perché si sono trovati in un collettivo, quindi questo è un po' lo scopo della festa, quello di creare un collettivo in una grande famiglia, ben accolti, dove la politica si fa in quel momento, perché una festa di un partito vuol dire far politica, non c'è mica nulla di male, anzi, però senza una dimensione invadente, senza chiedere troppo, insomma, uno può venire anche a collaborare, magari sentendosi vicino al partito, ma senza che gli sia chiesto nulla o che debba dire nulla in sostanza, solo per stare insieme. Nelle feste ho lavorato dopo, da grande, come tanti altri, ma il clima che mi pareva si respirasse in quel tempo, l'allegria nonostante la miseria diffusa di quel tempo, la voglia di esserci, la sfida innervata nelle compagne e nei compagni di quegli anni, cioè la bellezza, il vigore che dimostravano, la fratellanza, la più ampia solidarietà non l'ho trovata più. Sì, tanti al lavoro, grandi cose messe in piedi, in campo tante iniziative, ma sempre di corsa e alla fine stremati, tutti contenti per risultati economici sempre migliori, ma nella stanchezza più assoluta. Con questo non voglio stilare assolutamente graduatorie, sarebbe ingeneroso, sarebbe ingiusto nei confronti di tutti coloro che dedicano, che hanno dedicato e che dedicano tempo, ore, giornate, sottratte alla famiglia o al tempo libero, settimane di ferie perse per tenere in piedi feste o altro. I contesti sono chiaramente diversi, ma qualcosa è uguale, qualcosa lega le feste di quel tempo alle feste degli anni 80-90 e alle feste che ancora oggi si realizzano. Cioè un filo rosso lega l'esperienza degli anni epici alla realtà odierna, cioè il dare un po' di se stessi per la realizzazione di un qualcosa che sia di contributo generale per un paese migliore e per una società più giusta, solidale e più democratica. E un giorno ti svegli stupita e di colpo ti accorgi che non sono più quei fantastici giorni all'asilo, giochi di amici, e se ti guardi attorno non scorgi le cose consuete ma un vago indistinto profilo. E un giorno cammini per strada e ad un tratto comprendi che non sei la stessa che andava al mattino alla scuola, il mondo là fuori ti aspetta e tu quasi ti arrendi, sapendo che abbattito abbattito è l'età che si invola, e tuo padre ti sembra più vecchio e ogni giorno si fa più lontano, non racconta più favole ormai, non ti prende per mano, sembra che non capisca i tuoi sogni,
sempre tesi fra realtà e sperare, e sospesi fra voglie alternate di andare e restare, di andare e restare.